L'altro giorno c'era la partita dei playoff perché il Monza doveva andare in Serie A e quindi è l'ultima partita, partita decisiva, un bordello della Madonna, a Monza hanno chiuso praticamente tutte le strade, io semplicemente ero dalla parte di un viale, dovevo arrivare in fondo al viale 300 metri lineari per arrivare al park. Ma uno non può stare in coda un'ora per tre vie perché c'è chiusa metà circolazione a Monza, perché c'è la partita a Monza contro sto cazzo. Come cazzo si fa a essere interrotti così nella propria vita, nella propria quotidianità, solo perché c'è una c***o di partita di calcio, ragazzi? Il calcio fa cagare. Come i calciatori, anch'io sono un atleta professionista, però di mountain bike freestyle, in particolare di Dorjan. 12 anni che pratico questo sport e 5 anni fa ho deciso di aprire una struttura a Monza proprio per dare la possibilità a tutti di praticare e provare il Dorjan. E proprio questo posto era un campo da calcio, ragazzi. La porta è andata. Da allora il Monza Pizza Bike Park alle mie spalle è diventato la mia seconda casa e il terreno perfetto per tutti i miei allenamenti. La preparazione a un contest o comunque a una stagione di gare ti porta ad avere uno stress fisico e mentale che normalmente quando giri in bici o comunque fai qualsiasi sport non hai. Da quando sono diventato atleta professionista il mio modo di girare è cambiato sia a livello di proprio spensieratezza, quindi come giro, cosa penso, sia a livello di progressione. Praticare uno sport a livello agonistico o amatoriale penso sia scontato dire che è diverso, ma chi non ha mai praticato a livello proprio professionale uno sport fa fatica a comprendere qual è la difficoltà. Nella mountain bike, quando uno gira per divertirsi, hai voglia di fare un trick, hai voglia di non farlo, non lo fai. Se invece ti senti gasato per saltare e vuoi provare una cosa nuova, in quel momento lo fai. Ma non ti obbliga nessuno e soprattutto non è una pressione esterna. Hai magari la pressione di fare un trick nuovo, ma dentro di te, se non lo fai, che succede? Nulla. La prossima volta che sei più gasato lo fai. Quando invece di girare per il contest, il giorno prima ti sei svegliato male perché hai avuto la cagarella di notte, la tua fidanzata ti ha lasciato, hai litigato con tua mamma perché c'aveva le palle girate quella mattina, e io devo trickare, incazzato, fare tutti i miei trick, martellare, rischiare la vita ed essere sempre al 100% in qualsiasi momento che faccio qualsiasi trick. Nel mio caso, per esempio, ho sempre uno schema di trick che faccio in sequenza da ormai un sacco di anni e parto sempre con i trick che mi sento più confidente e anche sono i più facili, per poi concludere con i più difficili. 3 triplo bar, 3 whip, flip tuck, flip bar, flip whip, 7 corpo, 7 corpo. Let's go! Tanti sport non prevedono una dose di rischio così alta quando ci si allena. Qui, nel freestyle, tutte le volte che salgo in bici e mi alleno incazzato, rischio la vita. E questo rischio di vita non è che lo prendo sotto gamba e per me è una passeggiata tutte le volte. Per me è estenuante fisicamente e soprattutto mentalmente, quindi non mi fa neanche più godere così tanto il momento. E negli anni ho capito che sta proprio qui la differenza tra praticare uno sport a livello amatoriale o a livello professionistico. La parte più bella dello sport è proprio quando sei principiante, quando inizi, perché è come conoscere una persona nuova, devi scoprirla. La Monza Pizza Gang in partita, ragazzi! Big goal! Oh!
Comunque così è anche divertente giocare. E se vi dicessi che prima di diventare atleta di mountain bike ho giocato anche 10 anni a calcio come centrocampista in maggior parte delle squadre di Monza, vi farebbe meno incazzare la frase che ho detto all'inizio video? Dai cazzo! No! L'ambiente però non faceva per me. Dopo più di 10 anni a giocare a calcio ho deciso di cambiare sport perché non provavo più le stesse sensazioni di progressione che provavo all'inizio. Mi piaceva lo sport, mi piaceva quindi giocare a calcio, ma mi mancava quella sensazione di nuovo e soprattutto odiavo l'approccio che le persone avevano rispetto allo sport. Non ero un calciatore professionista, ma allenatori, pubblico, poi anche i compagni di squadra iniziavano proprio a martellarti, paccarti le palle quando sbagliavi una cagata, sbagliavi a prendere la palla dopo un passaggio, ti rompevano le palle e venivi completamente massacrato di insulti e ti sentivi dopo la partita una merda. Andavo agli allenamenti soltanto perché mia mamma aveva iscritto alla squadra, ma quando ho preso coscienza della situazione e mi sono completamente rotto le palle di andare, ho smesso. Quando diventi atleta professionista di qualsiasi sport, ma nel caso mio del door jump, io per provare quella sensazione di progressione e quella sensazione che hai di adrenalina, emozione, come quando sali la prima volta in bici o provi la prima volta uno sport, devi martellare come un toro e rischiare tantissimo e soltanto a rischio estremissimo provi per un attimo quella sensazione. Mio papà fin da piccolo mi ha trasmesso la passione dei motori, infatti ho fatto 10 anni di go-kart, ho girato un po' in motocross e quella passione per me è rimasta. E quando pratico questi sport rivivo proprio le stesse sensazioni di quando ho fatto la mia prima partita di calcio o sono salito la prima volta in bici. Cross ormai stiamo andando da tanto, abbiamo anche fatto backflip in Foppi. Moto da pista siamo andati lo scorso autunno, ho comprato l'i30N, una macchina più o meno sportiva, l'unica cosa che mancava era portare appunto la macchina nuova in pista, ragazzi. Infatti oggi siamo venuti proprio a Cremona e adesso piove, porca puttana, vabbè sfiga, ma finalmente entriamo in pista e lo senti già il brio, ragazzi, la manina sudata del principiante. Quello che ci piace è proprio questa, la sensazione che stiamo cercando, che ricerchiamo tutte le volte quando proviamo i nuovi sport, è questa, ragazzi. Abbiamo anche i meccanici, ringraziamo IBF per IBF, esatto, che ci, meno male che sennò perdevamo anche le ruote noi. Grazie. Ah, eccoci qua. Casa. Casa, dolce casa. Che stavo pensando prima, no? Cioè la sensazione che ti dà, anche se sei già salito sulla macchina, il fatto di avere davanti la pista è proprio ansietta. Infatti ho messo il guanto per sicurezza. Albi, siamo in pit lane. Dove mi devo attaccare? Albi, pit lane. Silenzio prima della tempesta. Stiamo entrando, Albi, stiamo entrando in pista. Che emozione. Albi, stiamo entrando in pista. Madonna, raga, ma che figata che è entrare in pista in macchina. Allora, primo giro dobbiamo andare molto calmi, perché dobbiamo scaldare le gomme. Ma ha detto bene il meccanico là, non bisogna mai esagerare. Mai esagerare, Toto. Sento un solettichino la faccia. Dai, qua stiamo andando super morbidi, Ah, sì? Micchia, se non sto neanche accelerando, Albi. Qua facciamo il test mani sudate dopo, successivamente. No, incominciano le risate isteriche. Ok, adesso possiamo iniziare ad andare. Un bottino d'aria. Peccato che non si vede da dentro il casco, ma io c'ho cazzo di sorriso 24H qua. Mi chiuso, dai. Sono concentrato, mi sto divertendo. Scusa, non parlo un cazzo perché mi piace un botto guidare così. Ah, ti penso io.
Oh, sveglia. Oh, libera, Toto, scatenati. Ah, c'è una bandiera. Ah, perché c'è l'erba in pista. Puttana, ragazzi! Madonna, ma quanto cazzo è figo! Peccato che costa troppo come sport, eh? No. Veramente torno come un bambino quando salgo così sulla macchina. Come la prima volta che sono salito sul go-kart, uguale, identico. Stesso, proprio... stesso piacere, cioè lo fai proprio perché ti stai divertendo, non perché hai degli obblighi, sai, o qualcosa dietro, proprio ti diverti. Ragazzi, che cazzo di figata è girare in pista, non, cioè mi mancano i motori, posso essere sincero. Ho girato tanti anni da piccolo col kart e mi manca. Ovviamente non avevo mai girato in pista con l'auto. È figo perché ritorno principiante in uno sport e per me è tutto nuovo, tutto fighissimo, tutto da scoprire. Oggi, come quando ero bambino, come quando ho toccato la prima volta il pallone da calcio, mi è comparso un sorriso a 32 denti. Avevo le stesse emozioni di adesso, ero contento così. Quando tornavo a casa mia mamma mi vedeva contentissimo perché giocavo a calcio, ero felicissimo di stare con i miei compagni, giocare nella mia squadra. Il messaggio del video non vuole essere il calcio fa schifo perché lo sport è brutto. Il calcio è un bello sport, ragazzi, ma è l'atteggiamento delle persone che non è bello.